Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte, ciao a tutti. Nuovo video make-up questa volta. Come state? Spero bene. Allora, questo video make-up lo so che è pieno di errori, ma pazienza, vi ribadisco di nuovo da capo. Non sono una make-up artist, non sono ovvero una professionista del settore, però mi piace truccarmi e se questo canale non vi piace, non è un mio problema. Andate in un altro canale, che ce ne sono altri. Non vi sto cacciando, però se a certe persone non le piace il canale, quella è la porta, cioè quello è un modo di dirvi che gentilmente se non vi piace non mettete né like né dislike e né tantomeno fate commenti che non sono consoni ai miei video, cioè praticamente vabbè, siamo capiti, non voglio commenti fuori luogo. Non volete vedere i miei video make-up perché fanno pena? Non li guardate, punto, semplice. Perché fanno schifo? Pazienza. Non... Ci sono altri canali, ok? Inerenti al mio, quindi, che sono anzi meglio del mio, quindi va bene così. Detto questo, procediamo che è meglio, prima che sia troppo tardi. Mi voglio truccare con questa palette qui. Vi faccio vedere il packaging, ovvero questa qui, questa è la scatola. Flawless 4, questa qua, sì, non si vedrà mai niente, ma questa è la scatola. Comunque, a parte questo, questa è la palette che c'è scritto sopra, anzi dietro, Flawless 4, vedete? E questi sono i colori, non me li faccio vedere lo specchio perché sennò rischio di dargli fastidio con lo specchio. Ecco qua. Questi sono i colori, vedete, che sono bellissimi. E niente, adesso proseguo con il truccarmi. Allora, attendete un attimo che mi trucco, non so, mi sa che mi trucco con un altro pennello, perché oggi, no vabbè, oggi non è giornata, quindi partiamo già male. Eccomi, ho preso il pennello ed era già sporco, da quando l'ho usato ieri avanti ieri, quindi pazienza. E vado con questi due colori, vedete? Uno, tac e tac. Questi due e li vado a pigiare sulla mia palpebra, solo le mie palpebrine. Non metto correttore né niente perché raga, mi viene meglio così a truccarmi. Tra l'altro sono sul mio letto, sono anche molto scomoda, però pazienza, mi adatto. Ok, no, non si sa questo pennello sbagliato, però vi ho detto non sono una professionista, perciò vedete voi cosa cercate, che tipo di canale volete. Sarò antipatica, ma è così. Io non sono una professionista, quindi a parte quello, vabbè. Allora, cosa mi serve adesso? Un attimo solo. Allora, ho trovato il mascara della Rimmel, questo qua, che come effetto non è nulla di che, perché devo dire la verità, io ho già delle ciglia folte di mio, quindi me le fa già di per sé belle, belle strong, belle forti, belle, mi aprono già lo sguardo di suo, quindi non ho nulla da dire perché qualsiasi maschera metto è come se niente, perché per me fanno bene tutti i maschera, basta che ho lo sguardo bello sveglio, come suol dire, non so, questo è il mascara della Rimmel e niente, ora me lo vado a mettere, non so se ho registrato tutta la parte degli occhi, ma questo negli occhi. Stavolta non ve lo dico niente perché sennò non capite il passaggio.
se non sono una professionista, lo ripeterò fino alla fine del video. Errori o non errori, per me non me ne importa niente, perché devo imparare, ma se quello che non imparo, se quello che cerco di imparare non mi riesce, non mi linciate, perché purtroppo io non riesco. Già, io non sono una professionista, lo faccio per me stessa, non per chissà che cosa. E quindi mi piace fare video così. Tanto per knife, come si vuol dire. Per divertirmi. All'inizio pensavo che fosse una cosa per guadagnarci qualcosa, ma poi ho detto, ma che ci devo guadagnare? Niente. Sono a posto così, oddio, il grumi ha fatto questo. Tutti i grumi, sarà che lo devo cambiare tra poco questa mascara. Con un'altra mascara ancora. Ecco qua, vedete cosa intendo per ciglia lunghe? Non l'ho lavorato molto, ho fatto solo una lunga passata. Una passata e basta. Come ho fatto con quest'altra, con quest'altro occhio. Una sola passata e basta. Perché, raga, vi dico, se metto solamente una passata di mascara qua e una qui, è risolto e basta. Sotto non ne metto perché non mi va. Poi con questo pennello, se lo trovo, con qua, questo a penna, vado a prelevare il nero, come si dire, un nero qualsiasi, se lo trovo, sì, quello qua. Scusate, questo nero qua, vedete, questo, ecco qua. Sbatto l'eccesso perché è troppo, l'ho levato. E qua devo mettere pausa perché sennò non mi vedo, non lo so, io sì, però no, non lo so. No raga, metto pausa. Ecco cosa intendevo dire quando viene male mettere il nero all'interno della rima inferiore dell'occhio. Questo, che mi viene malissimo, non so perché, non so voi, ma io sono, non so, spero di non essere l'unica ad applicare il mascara, cioè scusate, l'ombretto, quello che è, all'interno della rima inferiore dell'occhio. Io sì, io sono un po' complicata, lo so. Io sì, nel senso che sono complicata, ma quello, non so, magari se come la prendo, io sono fatta così. Poi vado di correttore, che il correttore è questo qui, a coppia occhiaie. Con la Beauty Blender ovviamente vado di mani, quindi anche lì non sono una professionista, quindi non mi dite niente perché non mi interessa. Anzi, forse un pennello ce l'ho per le, come dire, per le, veramente. Per gli occhiali, non mi va il termine giusto. Ecco, l'ho trovato da stamattina e da ieri, e anche avanti ieri. Allora, attendete un secondo. Qua. Sono già tre giorni di fila che mi strucco. Solo per non fare, per fare qualche video così, ma poi alla fine, non mi escono mai bene come voglio io i video, pazienza. Tanto già non ci ricavo niente i video, non mi interessa ricavarci niente dai video, tutto lì. Solo per divertimento lo faccio alla fine. Mi sa che sia così. Ma alla fine tutti vogliamo ricavarci qualcosa, ma se poi facciamo di testa nostra, non è colpa degli altri. E mi riferisco al fatto che è normale se noi non pratichiamo niente, se poi tutto sommato facciamo i testarti con chi ci dà i consigli. Ok, ora vado a mettere anche qui su il correttore, poco poco, una pena, tanto per non far sembrare uno stacco di trucco. Ovviamente lo vado a struccare. Dove sei? Eccoti qua.
Mi avvicino un po' perché se no non mi vedete. Ma sta registrando, sì che sta registrando. Mi sembrava perché vedevo i miei minuti fermi, non sapevo se stava registrando o meno. Ok, perfetto. Ora vado di fondotinta. Come sono? Insomma, un po' tanto. Ve l'avevo detto, raga, o vi accontentate o... C'è altri canali, non sono solo io. Io non sono bravissima, lo so, ne sono consapevole. Ma questo non mi dovete linciare perché non sono capace, perché faccio di quei errori. Dio santo, per carità. Però ce n'è altri canali, non sono solo io sulla faccia YouTube Italia. Cosa mi ho da raccontare oggi? Niente di che. Non sono uscita tutto il giorno da casa, tutto il giorno in casa, a cazzeggiare come sempre, però almeno me la sono goduta in santa pace a guardare qualche video su YouTube, nulla di che. Nulla di che. Prendo i pennelli piccoli perché ho capito che secondo me questi qua come si dice? Fanno un ottimo lavoro, almeno così penso io, poi non ho idea. Ho sentito vari makeup artist che lo fanno, io non sono un makeup artist, però ribadisco, però io provo a fare come loro. Non voglio imitare nessuno, non voglio insegnare nulla a nessuno, però mi piace truccarmi. Senza insegnare e pretendere niente da nessuno. Ok, perfetto. Tra l'altro questa textura mi piace molto, questa fondotinta. Te l'ho detto e ripeterò tantissime volte. Allora, se vedete come la metto in fronte, perché la fronte mi rifiuta il fondotinta, non lo so perché mi secca il fondotinta, quindi evito di metterlo sulla fronte, ecco appunto. Non mi secca il fondotinta la pelle, non mi secca, allora, il fondotinta non mi secca la pelle così tanto, però evito perché poi divento, come si dice? In gergo tecnico di make-up, carta per prurito, vabbè, ci siamo capiti. Non sono capace a farlo tutto sul resto di tutto il resto del viso, però già tanto se mi riesce da questa parte qui tutto attorno. Infatti se vado qua giù dove cavolo mi riesce a ben meglio, meglio. Questa poca saputella che sarei io, però ci voglio provare. Non ci riesco, però pazienza, almeno ci ho provato. Ho provato a impegnarmi nel mio piccolo, tra virgolette, nel mio piccolino. Ok, adesso vado di cosa vado? Di fondotinta, no, cosa sto dicendo? Di Beauty Blender. Intanto un po' l'eccesso che ho usato, perché ho usato un bel po' di fondotinta. Questo fondotinta vi faccio rivedere dell'Essence, Stay Lol, questo qua, vedete? Si vede? Si spera di sì. E niente, tra un po' andrò lavata questa spugnetta perché è abbastanza zozzosa. Come dire, dentro avevo messo il blush, lo metto bronzer, anzi perché non va, il blush è questo, vedete, già, un attimo, si registra, sì, ok, allora, come blush vado a mettere questo qui, Maxi Blush, l'ho fatto vedere anche diverse volte
senza recensirlo chissà quante volte, ma questo qua, ma si blasce della Rimmel. Tocco leggero per quanto fa. Una meraviglia, almeno penso io, credo, poi non lo so, non ridete. E se volete ridere, ridete pure, ma tanto. Sto provando a essere più delicata senza finire a macchie. Non ti c'è per niente. Io questo ciuffo lo sto odiando, però vabbè. Non è male. Allora, così io penso così perché no, non credo che io stia facendo nulla di corretto, però per farci qualche risata, ma anche per farci un po' di compagnia. Cos'altro devi di bello? In questi giorni porterò altri contenuti di trucco, sempre se mi va, scusate, oggi non riesco a parlare perché è stata una giornata di caldo, ma caldo tanto pesante, quindi perdonatemi, ma a volte non ce la faccio proprio. Comunque, vi dicevo che vi porterò tanti contenuti di trucco se mi riesce, perché se mi va e se no, appunto. Se qualche brutto, non mi succede qualche brutto scherzo di troppo caldo, se non lo so come si dice. Sì, se non svengo perché il caldo mio oggi mi va perché faccio tante limonate, però dovrei anche bere più acqua e non lo faccio. Dovrei bere più acqua. Comunque, a parte questo, il blushing mi è piaciuto un botto e mi sta continuando a piacere. Ne metto poco perché mi piace di più il bronzer. Non so perché, sono una patita più del bronzer che non so anche del blush. Il blush, per l'amor di Dio, è bello, non si discute. Però anche il bronzer, bellissimo. Poi oggi cosa volevo dirvi? Il mascara e il correttore, topissimo. Correttore top, solo che per una pelle secca non so, non ho idea se mi va bene o meno, perché ho sentito parecchi pareri un po' discordanti inerenti a questo correttore della L'Oreal infallibile e no, non esiste proprio. Voi direte di che parli? Il correttore, appunto. Il correttore è amato da una parte, ma anche un po' odiato, quindi non saprei dirvi. Per me bisogna prima sapere come si prova una cosa io non sono tanto capace, però nel mio piccolo provo a impegnarmi. Se poi una cosa mi viene un po' fatta male, a volte ci provo, ma altre volte lascio un po' perdere, perché come so dire, sono un po' come i sardi, testarda, picuccia, come si può dire, testardissima, cioè sono talmente testarda che non mi riesce di andare oltre e di fregare. No, me ne frego, vado oltre, però tante volte quando vado oltre mi viene un po' il nervosismo e quindi divento un po' agitata, ma lasciamo fare il discorso. Cosa c'entra questo? C'entra che il make-up, quando uno mi dice hai fatto diversi errori grossolani, ma poi mi dà fastidio, ma da una parte però me ne frego, perché che posso fare? Io non posso permettermi diversi corsi di trucco, aggiornamenti eccetera, perché costano un sacco di soldi. Se ancora di voi non avete capito, ma penso di sì, quindi
Non vedo perché devo fare così il trucco, se mi fa star bene, guardare o Clio o le altre che fanno video di trucco, ma questo è un altro discorso, vabbè. Siamo pregati. E niente, fondotinta mi ti piace sì o no? Fondotinta approvatissimo, però ne metto poco perché già mi sento la faccia quasi scendere, quasi gocciolare. In che senso? Nel senso che non ne metto molto quando sono accaldata, anzi, diverse volte in casa mi strucco e mi distrucco più volte perché dipende dal trucco che faccio poi. Lo vado tutta levare. Tornassi indietro a fare questo trucco, metterei tutto quanto, non quello che ho messo come l'ho messo adesso, ma lo metterei sempre, sempre di meno, perché ho visto che è un po' esagerato. Ma pazienza, quello fa parte anche. È come so dire di un errore un po' grossolano come dite voi, ma a tutto si rimedia, tutto c'è un rimedio. Ora non voglio fare la psicologa di nessuno, del make-up, eccetera, perché non sono una psicologa, però me ne può fregare davvero di essere psicologa, perché non lo so, non ho studiato psicologia, però il make-up, anche lì dietro c'è uno studio, ma va, e lo so che lo sapete. Per quanto riguarda i pennelli, alcuni, non sto dicendo nulla di che, presi su Amazon, con i soldi miei ovviamente. Questi idem su Pink Panda, top, fantastici, provati e ammirati, li amo da morire. Le palette, lo stesso, sono top, una meraviglia che dovrei continuare a truccarmi perché ho diversi trucchi da voler sperimentare con questa palette della Jewel. No, cosa sto dicendo? Flawless 4, scusate, Flawless 4, molto bella. Ma pensavate mi sto facendo simil ASMR, ma so che i video simil ASMR piacciono tantissimo. Vabbè, al limite nell'editing. Scusate, allora, dunque, tanto vi dicevo, nell'editing proverò alzare un pochettino il tasto della sincronizzazione del volume per vedere se esce un po' più alta la voce, perché se no non mi sentite veramente. Comunque, se vi piacciono questi video un po' rilassanti, fatemelo sapere qua sotto i commenti, o se no lasciate un like senza però fare commenti un po' cattivilli come fanno altre. Vabbè, non parlo dei miei iscritti, ma quelli senza profilo. Vabbè, no comment. Allora, mi ho tolto un po' il borracao, adesso questa palette della Flawless 4, Flawless 4? Sì, mi stavo già impappinando, ma vabbè. Andrò a mettere questo 604 Sublimatte, che sarebbe questo qua, si vede qualcosa, sì, spero. E questo qua. Questo è della Wacom, molto bello. Ne metto poco perché vedete mi si sta anche consumando, non so se si capisce qualcosa, però si sta consumando e quindi vorrei arrivare a finirlo del tutto entro la stagione di quest'anno. Si sta registrando qui. Non metto matita perché tanto poi vado a struccare, quindi voi direte, ma cosa c'entra? C'entra, c'entra sempre, quando dico qualcosa che mi fa più comodo di toccarmi, come tipo nel mondo del trucco, preferisco non metterlo a matita, anche se tanto non devo andare da nessuna parte, sono sempre a casa, tranne quando fare i video solo dalla spesa, o c'è un videoblog, mi metto qualche cosa tipo matita, gloss e altro. Blush, questa cosa così illuminante, oggi non l'ho messo, però altre volte quando lo sto registrando su TikTok ma anche su YouTube lo metto. Ok, niente. E questo era il mio make-up, se non mi piace bene, se vi piace ok, se non mi piace non ci posso fare niente. Accontentatevi, vi prego, accontentatevi perché io non sono una truccatrice, non lo faccio di mestiere,
questa cosa che vi ho detto che l'ha visto, perché io faccio un'altra cosa, sono una pensionata, sono un'invalida, e non ho voglia di dirvi troppe cose, però è la verità, sto bene, però in un certo senso mi mantiene lo stato, quindi tutto a posto. Non volevo dirla questa cosa, ma ormai l'ho dovuta dire per forza. Comunque niente, ragazzi, questo era il mio trucco. Ma l'ho messo bene o l'ho messo male? Aspetta un secondo. Sembra che l'ho messo benissimo oggi. Insomma, qualche errorino ci sarà, ma più di qualche errorino. Ma aspettate. Ma dai, non ho esagerato, non ho fatto quella chiazza che di solito facevo all'inizio dei video. Il blush l'ho messo meno forte, cioè meno strong e più delicato, diciamo. Il rossetto altrettanto, e il mascara ok, queste linee così, ma vabbè, dai. Non è venuto un trucco così brutto alla fine, dai. Non è male per niente. Che ne dite? A me non mi dispiace per niente. Poi se a voi non mi fa impazzire, ditelo, ma garbatamente, come suol dire, vi prego, non siate. Siate clementi, appunto. Non c'è bisogno di stare sotto i commenti, dai. Niente. Ok, intanto io mi allontano un po' e con questa palette io vi saluto. Ok. Che ne dite? Vi piace? Ciao ragazzi, a presto. Ok, bene ragazze, noi ci si becca un prossimo video. Se questo video appunto vi è stato, non dico utile perché non mi interessa se vi è stato utile o meno, cioè non è che non mi interessa. Per altri può essere un errore, per altri può essere bello, per altri può essere di compagnia, appunto. Se vi è stato di compagnia, grazie così, un cuore grande così, un cuoricino grande così. E niente, e noi ci si vede al prossimo video. Ciao ragazzi, a presto. Un bel like, supporto, pollicione, commento. Sempre garbatamente, vi prego, siate clementi e attivate la campanella se vi iscrivete. Ciao.